Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Vi porto i saluti di Enrico Fornaroli, che è impegnato in questo momento presso la Fondazione Zucchelli, ma sta correndo verso di noi. E stamane abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Marcello Iori. In realtà vi è una sorta di scusa per averlo qui con noi, nel senso che ha pubblicato nel 2015 questo magnifico libro La storia dipinta dell'arte, e quindi ho approfittato di questa relativamente recente edizione per poterlo invitare, e lui ha accettato immediatamente, quindi siamo davvero felici di vederlo e sentirlo. Marcello Iori, scrittura, disegno, pittura, progettazione, architettura, design. Lui stesso, come ci racconterà tra breve, ama raccontare e parlare di che cosa possa significare oggi arte totale e che cosa possa, quale possa essere il senso di un artista che si occupi di diversi, differenti linguaggi, a volte usandoli in modo puro, a volte ibridandoli e incrociandoli. La storia dipinta dell'arte è un libro affascinante, straordinariamente interessante, perché è un libro in cui la storia dell'arte viene raccontata da un artista, e questo segna una assoluta differenza. Altro è una storia dell'arte raccontata da chi non sa fare ma sa pensare e scrivere, quindi dagli storici e critici dell'arte. Altro è una storia dell'arte raccontata da un artista. Il grande storico dell'arte Roberto Longhi usava dire che gli storici dell'arte dovrebbero imparare a dipingere e a disegnare, perché solamente imparando a dipingere e a disegnare è possibile riconoscere e valutare i linguaggi di cui si occupano criticamente. In alcuni passaggi della storia dell'arte dipinta, Marcello Iori dice questo, affronta cioè all'interno del proprio linguaggio, della propria modalità narrativa, la relazione fra il saper fare e il saper guardare l'opera altrui. È un libro carico di cortocircuiti visivi, non è un libro che dipana la storia dell'arte da un punto di vista meramente cronologico, ma attraverso cortocircuiti mentali e rappresentativi, per cui una scultura sumera viene collegata ad un'opera di De Dominicis, un dipinto di Seurat viene collegato all'apertura di Picasso e ad una performance di Cattelan. Tutto si iscrive all'interno di quella straordinaria circonferenza per cui l'arte contemporanea non è contemporanea, ma tutta l'arte è a noi contemporanea, e quindi le cronologie si mescolano all'interno di un pensiero di un artista che è in grado di comprendere in che modo i linguaggi si collegano e vengono traversati l'uno nell'altro. Questo libro nasce in una maniera antica. Quando fu pubblicata quella straordinaria operazione editoriale che fu l'Enciclopédie a Parigi, l'Enciclopédie di Diderot, quell'opera fu pubblicata innanzitutto a fascicoli e attraverso una sottoscrizione. Era il momento in cui l'editoria europea conosceva una deflagrazione straordinaria che avrebbe condizionato tutta la storia della cultura successiva. La storia dipinta dell'arte di Marcello Iori viene pubblicata a piccoli frammenti, a pezzi, a 6-7 pagine alla volta, mi sembra, su flash art, e poi in fascicoli, e attraverso dei sostenitori, se non sbaglio, quindi seguendo una modalità tradizionale. Dopodiché viene pubblicata nell'edizione che noi vediamo qui esposta, vi sono dei volumi lì in fondo per chi voglia acquistarli, tra l'altro, e dunque anche questa modalità editoriale è una modalità che ha a che fare con la tradizione proiettata nel presente e nel futuro, così come tutta la struttura dell'opera, in cui la scrittura è elemento fondamentale della struttura narrativa che vede il filo conduttore dipanarsi attraverso il disegno e la pittura. Come sappiamo, il disegno arriva sulla storia della cultura dell'umanità ben prima della scrittura, e la scrittura è disegno e non il contrario. Marcello Iori
lavora su questa relazione stretta fra disegno e scrittura, indicando delle linee conduttrici che fanno dialogare continuamente l'uno e l'altra attraverso una inestricabile ruota che li riconduce continuamente l'uno all'altro. Anche in questo senso lavora Iori all'interno di un solco della tradizione che ha prodotto però nell'ambito della creazione degli alfabeti, nell'ambito della rimeditazione della scrittura attraverso il disegno, delle opere straordinarie. Vorrei, per concludere questa brevissima introduzione al lavoro di Marcello, per cui in realtà occorrerebbe un ben diverso tempo. Come sapete, Iori ha lavorato nell'ambito del fumetto, è stato fra i promotori del nuovo fumetto italiano, è stato tra i promotori di Frigidaire, ha lavorato presente in molteplici edizioni della Biennale di Venezia, della Biennale di Parigi, un artista noto per un lavoro intenso, serrato e molteplice e variamente declinato. Per concludere questa breve introduzione, vi dicevo, all'interno di questo luogo, di questa accademia, a proposito di alfabeti, ne parlavamo poc'anzi con Marcello, ricorderò quella che è stata la straordinaria connessione fra scrittura ed alfabeto di Antonio Basoli, il quale a sua volta lavorava all'interno di un solco squisitamente bolognese europeo, e cioè quello del meraviglioso alfabeto in sogno di Mitelli, con cui si apre in pieno 600 questa voragine relativa alla relazione fra segno, disegno e scrittura. E adesso sentiamo parlare del proprio lavoro Marcello Iori. Grazie. Grazie per questa bellissima sintetica introduzione che corrisponde perfettamente, anzi mi insegna qualcosa sul mio lavoro, perché io ormai dopo questa storia dell'arte sto cercando di capire quello che ho fatto io, perché da quello che lei vi ha detto si capisce che sta parlando di un artista abbastanza, diciamo, sfaccettato, ma con una... adesso mi rendo conto quanto è coerente il mio percorso, e tant'è vero che adesso mi dedicherò allo studio del mio lavoro prossimamente. Inizio adesso il catalogo generale, l'archivio e tutte queste cose molto importanti per la vita di un artista. Però questa storia dell'arte è stata per me qualcosa di folle, di straordinario, di importantissimo all'interno del mio lavoro, una cosa tipicamente rinascimentale, e quando dico rinascimentale non voglio darmi delle arie, esprimo semplicemente un concetto che è chiaro: il rinascimento è fatto di artisti che facevano gli pittori, gli scrittori, gli architetti, i designer, voi sapete benissimo, adesso senza parlare di Michelangelo, ma da Vasari, che ha scritto il primo trattato, si può dire, di storia dell'arte, e a Leon Battista Alberti, erano artisti che sapevano scrivere, che sapevano riflettere sull'arte e che facevano poi tutto il resto, artisti completi. Allora, nell'ultima intervista sul Corriere della Sera che ho rilasciato proprio dopo questa grande fatica, mi definisco un artista intero, che vuol dire totale, anche una parola buona, non eclettico. Ecco, a me la parola eclettismo mi dava un certo fastidio, perché aveva qualcosa a che fare con la superficialità. Invece l'artista intero è un artista che va in profondità. E oggi fare l'artista intero significa lavorare nelle diverse dimensioni della creatività, ma da professionista, almeno così lo faccio io. Negli anni 70 gli artisti erano dilettanti, nel senso che il pittore faceva musica, lo scrittore dipingeva, ma tutti
non lo sapevano fare, lo facevano da dilettanti, e questo era il valore del lavoro, perché essendo dilettanti aprivano nuovi spazi sconosciuti alla creatività, che diventavano nutrimento per il futuro. Adesso invece io, nel momento in cui faccio un libro, lo faccio con la Rizzoli, nel momento in cui faccio design lo faccio con Alessi e Moroso, nel momento in cui scrivo per i giornali scrivo per il Corriere della Sera, non so se si capisce cosa sto dicendo. Lo faccio per strutture molto professionali e mi vesto di un costume, che è quello che devo indossare quando entro in quel settore. Per esempio, vedrete, questo posto mi porta fortuna, perché ogni volta che vengo qua annuncio delle cose che farò, che poi succedono veramente. L'ultima volta che ero venuto qua con Barilli, è stato per una mostra di Barilli, e avevo parlato di questa storia dell'arte che doveva uscire, stava, e adesso sono qui per presentare la storia che è uscita veramente. Perché, vi spiego, tutto quello che mi accade adesso fa parte di un destino, perché se io le volessi fare in modo strategico non ci riuscirei. Per esempio, questa storia dell'arte è nata da Politi, lei ha citato Flash Art, la rivista di arte contemporanea, siamo anche più crudele, più cattiva, più dura, più incomprabile in questo senso, perché Politi è un cattivo famoso, no? Dell'arte contemporanea. E lui, andando a cena, mi ha portato a cena, poi all'uscita mi ha portato fuori, mi ha detto: senti, io ho un sogno da 40 anni, una storia dell'arte fatta da un artista, e secondo me tu ce la puoi fare. Così è nata la sfida. Io, che avevo questo sogno, lui non poteva saperlo, ma l'avevo, ho detto assolutamente sì. E sono partito in maniera incosciente, totalmente incosciente, non potevo immaginare quale fatica enorme sarebbe stata. E sono partito così, ve lo faccio vedere subito, da questa immagine biblica quasi, per dire con quale atteggiamento ci si deve rivolgere alla storia dell'arte. Diceva: prima del Big Bang era l'arte, e prima dell'arte era Dio, e Dio era l'artista. Comincerebbe così una storia dell'arte se la scrivesse un profeta. Prima è nato il mondo, poi l'arte. Prima l'universo, la terra, i microbi, le piante, i pesci, gli animali, gli uomini. Dopo l'artista. Ma mentre da subito è stato evidente che gli uomini sarebbero morti sempre e per sempre, l'arte si dimostrò ben presto l'unica eternità possibile sulla Terra. È con questo spirito che si dovrebbe entrare nell'arte, con quella stessa devozione e rispetto che fece tremare Dante Alighieri all'ingresso della selva. Si tratta soltanto di decidere dove si nasconde l'ingresso, perché ne sono certo, possiamo cominciare la storia dell'arte da dove vogliamo. E lì mi immagino di mettere un dito su un libro di storia dell'arte e parto da Serà, dimostrando che Serà è collegato al Partenone, che il Partenone è collegato, che il pontiismo è l'inizio del concettuale, che il concettuale non ci può non portare a Picasso, che ci riporta alle caverne, e Picasso che ci porta poi a Catalan. Vedete, qui dice, leggo perché alla fine questo libro, la sua forza, se mi posso permettere di dirlo, è il matrimonio, cosa che lei ha sottolineato, fra la scrittura e l'immagine. Io qui ho realizzato il mio sogno di dare lo stesso peso, la stessa importanza alla scrittura e all'immagine, che formano poi un risultato inestricabile, non si può più staccare l'una dall'altra, e una serve a potenziare l'altra. Allora, vedete, questa qualche cosa vi leggerò, perché la scrittura è meglio di quello che dico io, perché è una sintesi. Qua parla del divisionismo di Serà e dice: una tecnica talmente avveniristica da anticipare il pixel televisivo, ma anche un atteggiamento e un metodo così avanzati da annunciare l'avvento dell'arte astratta e schiudere le porte dell'arte concettuale a venire. A questo punto sarà impossibile evitare l'impatto con Picasso, che da concettuale ci riporta alle caverne e ci consente così di parlare sia dell'origine dell'arte,
che dei suoi estremi traguardi. Cattelan, travestito da Picasso, che gira per le sale del MoMA a chiedere l'elemosina. Questa denuncia come andrà la mia storia dell'arte, come una grande macchina del tempo che dimostra come ogni opera d'arte collegata è un'enorme catena dove tu non puoi staccare un artista dall'altro, dove gli artisti continuano a guardare indietro, in avanti, accanto a sé. De Dominicis si definiva un sumero quando lei parlava di De Dominicis e dei sumeri. I sumeri sono gli inventori delle fiabe più belle della storia dell'arte. Loro erano veramente convinti che gli dèi scendessero sulla terra, tant'è vero che gli preparavano i banchetti in casa e mangiavano con gli dèi. Era una cosa fantastica, ci credevano completamente. E il nostro De Dominicis si ritiene un sumero, questo non so quanti lo sapessero, lui si definiva un sumero, per cui io lo incontro a mangiare alla mensa dei sumeri e poi si scopre che le sue teste che faceva, che poi erano al Metropolitan, non so se sono qua, adesso andiamo un po' a tentoni, poi ve lo faccio vedere, sono poi non nient'altro che le sculture dei sumeri. Quindi la mia storia dell'arte è fatta così, è fatta, cioè a un certo punto passo dall'Abramovic, è tutto un susseguirsi di collegamenti straordinari, che questa è la meraviglia della storia dell'arte, perché nella storia dell'arte non c'è la morte, come dire, come ho detto prima, l'unica eternità possibile sulla Terra. Noi viviamo vite che durano migliaia di anni grazie all'arte, è una cosa straordinaria. Allora, questo che ha detto sempre Eleonora prima è una cosa bellissima, perché a un certo punto Politi, visto il risultato entusiasmante del pubblico, come rispondeva a questa storia dell'arte, ha detto: Marcello, qua dobbiamo fare i fascicoli, assolutamente, adesso trovo subito uno sponsor, perché non posso Flesciano mi ha dedicato più di 4 pagine a un artista, cioè non posso darti più di 7 pagine, 16 pagine non ce la facciamo e adesso trovo uno sponsor e facciamo i fascicoli. Dico: ferma, non ti muovere, non ti provare a mettermi delle aziende vicino a una cosa sacra come la mia storia dell'arte. Ci penso io, prendo il telefono, chiamo il più grande collezionista dell'Alto Adige, che è dalle Nogare, collezionista famoso in tutto il mondo, non perché sta in Alto Adige, cioè un personaggio stratosferico, dove c'è la più bella collezione di minimalisti, di concettuali che ci sia in Europa, una cosa straordinaria. E dico: per favore, vuoi sostenere questa storia dell'arte? E decido di dedicare una pagina introduttiva al collezionista, al museo che sosterranno la puntata. È molto bella questa, perché in qualche modo abbraccia poi il sistema dell'arte, li coinvolge, e mi ha detto di sì. Da quel punto è stata tutta una discesa, perché quando ti dice di sì una persona così autorevole diventa facile coinvolgere tutti. Beh, la seconda, vi racconto questi aneddoti perché, visto che ci sono io, il libro lo potete vedere, ma questi aneddoti non li potete sapere. Decido che sto per affrontare l'Egitto. E ogni volta che voi non avete idea dello studio che c'è dietro tutto questo, certo, della fatica abnorme e poi del doversi dimenticare tutto. Io questa è un po' magico questo libro, perché io ve lo sto dicendo, andavo in un posto del dopo studio, dopo fatiche, dopo tanti sogni anche sulla storia dell'arte, andavo in un posto del Tirolo, sotto un castello, sopra il torrente, perché questo torrente, voi sapete, i torrenti scorrono e suonano e ti portano in uno stato di ipnosi, e lì riscrivevo tutto, e tutto quello che avevo scritto cambiava completamente, diventava un'altra cosa, e lì mi emozionavo perché veramente sembrava non scritto da me innanzitutto, ma dettato, e poi era tutto il contrario di quello che avevo preparato in mesi. Quello che avevi detto in intervista, dimenticare a memoria di Agnetti. Sì, no? ecco, lei ha citato un artista che io adoro, in cui mi riconosco, e sto lavorando col gallerista che sta riportando in auge proprio Agnetti, che è un altro artista rarissimo che ha fatto arte studiando l'arte, e sono pochi, uno è Paolini, l'altro è Agnetti,
e l'altro è Vasari, cioè, nel senso che è un'altra cosa. Vasari non ha fatto una storia dell'arte, ha fatto le vite, c'è un po' di differenza, no? Però ha inventato in qualche modo la storia dell'arte. Allora, ecco, cosa ho fatto? Ho capito che per fare l'Egitto, una cosa così importante, dovevo avere il sostegno del direttore del Museo Egizio di Torino, che è considerato il genio dell'egittologia mondiale. Pensate l'incoscienza anche. E già è difficilissimo incontrarlo, sono riuscito ad avere un appuntamento serio dove lui avrebbe dato la sua vera attenzione e ci siamo trovati in questa specie di studio tomba dove lui mi ha ricevuto. Sapete che è il secondo museo più importante del mondo, più importante dopo il Cairo, è il Museo Egizio, che si preparava a raddoppiare il suo spazio. Ci troviamo in silenzio assoluto, dico legga e leggo i tre episodi, tre capitoli dedicati all'Egitto nel silenzio di tomba. Dico, ma chi me lo fa fare? Ma perché mi vado a esporre a un pericolo simile col più grande egittologo del mondo? Pronto allo schiaffo. Invece il silenzio assoluto alla terza episodio mi applaude, fa, dice, ma lei come può scrivere le cose che ha scritto, che questo è il futuro dell'egittologia, quello che sto scrivendo io. Così mi sono sdraiato, perché ho detto, allora ho detto, guardi, io scrivo in stato di trans, quindi non sono responsabile. E sta di fatto che lui mi ha sostenuto, ha comperato le tavole della storia dedicate all'Egitto per il Museo Egizio. Questa mi sembra intanto un'ottima mossa. Meravigliosa. Poi ha sostenuto le puntate, tutte le tre puntate, e poi mi ha chiesto la pubblicità, il manifesto per la riapertura del nuovo museo. E quindi quello è stato l'inizio di una conferma importantissima che mi ha portato a incontrare Paolucci, ai Musei Vaticani. Ormai le mie ambizioni erano sfrenate, non mi fermavo più da Paolucci, perché dovendo scrivere su Raffaello, Michelangelo, volevo il suo imprimatur, e quando ho visto il Museo Egizio, ho visto tutto quello che stava succedendo, fai quello che vuoi, dice, beh, ci sono. E quindi anche Paolucci, poi il Marti Roveretto con Maraniello per quanto riguardava la parte dedicata al futurismo, insomma. E poi altri grandi collezionisti come la Giovanardi per il Novecento, la Paola Giovanardi. E insomma è diventata, cioè, un popolo che cresceva e mi dava grande forza. Per di più, io mi sono meravigliato che non mi avessero attaccato critici, magari anche scocciati dal fatto che un artista invade il loro territorio, no? Io mi immaginavo una roba del genere, invece nessuno, un entusiasmo anche. Qui Trione, per dire, Vincenzo Trione, che scrive sul Corriere della Sera, che abbiamo incontrato la moglie poco fa, anche lui, che è uno severissimo sulle cose, entusiasta, mi ha portato adesso alla Fiera del Libro di Torino a presentarlo. Tutti, dai più, anche dagli sgarbi, da Vittorio, Vittorio pensavo il primo scocciato, invece no, a braccia aperte, tutti quanti, e anche più sofisticati studiosi. Mi hanno chiamato, io sono rimasto sbalordito, e devo dire che la mossa di farlo con Flash Art è stata importantissima, perché è stata come una corazza che mi ha difeso dagli attacchi degli altri artisti che avrebbero detto, ma chi sei tu, ma perché, come ti permetti di scrivere la storia dell'arte e di scegliere, eccolo qua, ciao. Lui per esempio, Volpe, posso denunciarti? Ecco, lui è una delle persone che mi hanno stupito, perché ha letto con grande intensità la storia dell'arte e ha scritto un bellissimo libro su Klee, su Paul Klee, che io sto leggendo in questo momento, mi sono già accorto della qualità, e che mi ha mandato dopo aver letto la storia dell'arte. Voglio dire, stavo parlando del mio stupore, scusate se mi ripeto, il mio stupore di non essere stato attaccato da critici, da artisti, ma c'è stata un'adesione generale, perché alla fine, intanto per il testo che voi vedrete, quando parlo di trans, io stesso ho l'impressione di leggere una cosa scritta da un altro sotto dettatura, e continuo con gli aneddoti, che sono le cose più calde e più interessanti. Michelangelo, voi pensate l'incoscienza che ci vuole oggi a scrivere una cosa su Michelangelo da artista, perché il mio intento era quello di fare una cosa, di fare la storia dell'arte come facesse un'opera d'arte, con lo stesso atteggiamento che io ho quando faccio le opere, e quindi scrivere qualcosa che non si era mai letto,
allora provate voi a scrivere su Michelangelo qualcosa che non è mai stato detto, e ve lo leggerò. Ho pensato di, non so, ero indeciso, vi leggo solo due cose, ma è importante che ve le legga per capire cos'è questa storia dell'arte. Allora, Michelangelo, un giorno cominciai a scriverlo e sempre in stato di trance mi era partita la penna ed ero convinto di aver scritto un capolavoro. E sotto proprio scrivevo a grande così e la penna andava. A un certo punto mi preparavo a trascrivere questa cosa scritta a mano, mi sparisce il testo di Michelangelo, lo perdo. Quindi voi sapete, per un artista quando perde una cosa è un dramma atroce, perché non riuscirai mai a scriverlo allo stesso modo, mai. Sì. Io ci ho provato delle volte, poi ho visto la differenza, e da suicidio. Ti uccidi, è come perdere un tesoro prezioso. Poi l'avevo persa. A un certo punto, dopo una settimana, mi chiama Flechard: senti Marcello, hai lasciato qui un quaderno, cioè era il testo di Michelangelo. Mi precipito, festa grande per questo testo, lo porto nello studio di Milano, scompare di nuovo. Dico, ma è una cosa atroce, ma come di nuovo? Divento pazzo un'altra volta. Cerca, passano 3 giorni, era sul fondo del cesto della biancheria sporca. Tirando fuori la biancheria, sul fondo c'era il testo di Michelangelo. Dico, no, come si vede? Festa, gioia, impressionante. Dico, adesso lo fisso, lo fotografo, lo cose che non si possa perdere. Vado in Tirolo a Merano, mi preparo a trascriverlo. Sparisce di nuovo, perché lo dimentico in un bar, in un caffè, e sparisce la terza volta. A un certo punto, ormai affranto, capisco che devo cambiare il testo, perché c'era, questo per dirvi come io la vivevo ormai. Era Michelangelo, perché a un certo punto io avevo cominciato il testo così, dicendo, se scendesse un angelo a qualsiasi artista del mondo chiedesse: senti, tu in questo momento puoi diventare l'artista che vuoi nella storia del mondo, scegli e lo sarai, nessuno dirà mai voglio essere Michelangelo. Questo cominciava il testo. Finché io non ho tolto quella frase, ho continuato a perdere il testo. A un certo punto mi sono arreso e ho cambiato completamente l'impostazione del testo, quindi, di Michelangelo. E quindi era lui. E a un certo punto avevo l'impressione che gli artisti mi controllassero, come con gli Egizi. È successa la stessa identica cosa quando dovevo scrivere la grande pagina per l'inaugurazione del museo, la pubblicità di cui veniva fatto manifesto e pubblicità. Avevo cominciato in una maniera irrispettosa verso i faraoni, verso gli dei dell'Egitto, ma non sto scherzando, mi era uscito un disegno dove c'era un faraone che con la mano toccava il sedere al faraone precedente, una cosa che faceva ridere, e un'impostazione della pubblicità sbagliata. Insomma, e dovevo consegnare il giorno dopo, io alle 4 di notte non riuscivo a scrivere mezza riga. Io che ho una abbastanza facilità nello scrivere, mi ero letteralmente paralizzato, ho cominciato a prendere Tavor, tranquillanti, perché il giorno dopo c'era la consegna, non riuscivo a scrivere, finché non ho cambiato completamente impostazione, e il giorno dopo ho detto va bene, mi arrendo, rifaccio, e ho cominciato dicendo... gli dèi tale tale tale, i faraoni tale, il re tal tal tal, concedono a Christian, alla sua mortalità, cioè al mortale Christian Greco, direttore del museo, concedono di inaugurare il museo il giorno tale di tale a lui e ai suoi mortali collaboratori, insomma, con questa apertura di rispetto verso, ed è uscita una cosa meravigliosa, tutto è ripartito velocissimamente, ho ricominciato con la mia scrittura fluente. Questo per dirvi, non sono impazzito, veramente io mi sentivo gli occhi degli artisti sulla schiena, addosso, e tutte le volte che mancavo di questo rispetto che ho, vi ho letto qui, cioè che entrare nell'arte è come entrare nella selva di Dante Alighieri, così che gli artisti devono capire che l'arte è sacra, che è una religione, che è l'eternità sulla terra, che noi abbiamo addosso le anime di tutti gli artisti che ci hanno preceduto e che ci seguiranno. Questo è che gli artisti devono sentire quando fanno l'arte, e non quella superficialità drammatica
che ha invaso il mondo adesso, dove ogni persona che mentre parla al telefono fa uno schizzo su un taccuino, dice: oddio, sono un artista, ma allora sono un artista e il giorno dopo voglio fare la mostra. Questa superficialità che ha invaso il mondo non solo nell'arte ma in tutti i settori, che fa scrivere libri inutili, che riempie le librerie ogni mese di titoli inutili. L'arte è una necessità, è qualcosa di necessario, qualcosa di sacro, quindi questo libro vuole anche esprimere questo. E questo ha a che fare, no, a proposito degli artisti che ti tenevano d'occhio e facevano bene, mi è venuto in mente quel bellissimo film Fantasmi a Roma di Pietrangeli, il padre del tennista, un film straordinario con Edoardo De Filippo, Tino Buazzelli, Sandra Milo, Vittorio Gassman nella parte di un pittore fantasma che viene chiamato per fare in modo che l'edificio da cui tutti i fantasmi devono sgomberare venga abbattuto, e Vittorio Gassman è uno dei personaggi principali perché rappresenta un pittore che viene continuamente scambiato dagli storici dell'arte per Caravaggio, e lui è incavolato nero perché dice: ancora una volta, ancora, te lo ricordi? Ancora una volta mi hanno scambiato per Caravaggio. E allora comincia a dipingere una cosa meravigliosa, arrivano gli storici dell'arte con la soprintendenza in pompa magna: meraviglioso Caravaggio. Allora, è vero che gli artisti, è vero, guarda, che le entità ti seguono. Osservazione straordinaria. Però questa volevo qua. Volevo dire una cosa, che in realtà a latere di quello che Marcello dice, emerge una metodologia storica che è quella su cui ci si dovrebbe anche soffermare. Mi viene in mente quello straordinario libro che è Apologia della storia di Bloch, in cui Bloch sottolinea la relazione strettissima, ineludibile, tra passato e futuro, e la comprensione per questa linea storica, per questa linea metodologica, la comprensione del passato non può fare a meno della comprensione del presente, così come pure all'incontrario, il presente è comprensibile solamente alla luce del passato. E ritengo che questa storia dipinta dell'arte, attraverso la scrittura, attraverso il disegno, attraverso la pittura, sia veicolo per un'idea di metodologia storica a cui evidentemente Marcello ha pensato da artista, e ribadisco questo aspetto che è fondamentale: l'avere parlato, l'avere scritto, l'avere strutturato un libro d'artista. Mi viene in mente un'altra cosa di cui parlavo giorni fa ai miei studenti, in un bel libro sulla storia del libro di uno storico francese, a proposito della differenza del crinale che separa a volte e molto spesso l'indagine e la struttura mentale e il meccanismo mentale di un artista che fa e che conosce i linguaggi attraverso la sapienza e i saperi del proprio mestiere, del proprio lavoro, e invece lo storico dell'arte o il critico dell'arte, in cui si analizza in questo libro, in questa storia del libro, il modo in cui nasce la tipografia, nasce l'arte tipografica e quindi la struttura di una pagina che viene creata attraverso il carattere tipografico mobile. Ecco, scrive, sicuramente la xilografia non c'entrava assolutamente nulla con l'invenzione del carattere tipografico mobile, perché non vi può essere una relazione fra questi. Tu dici, è verissimo, a me sembra assurda questa. Ne parlo proprio nel libro, xilografia e stampa. Ho capito, ma ti pare mai possibile che un orafo e fonditore non conoscesse l'arte xilografica? No, questa è un'altra cosa, sì. Ho capito, però no, il meccanismo mentale della relazione qualcosa che stampa, certo, e con un oggetto che viene fuso o che viene scolpito è un meccanismo analogo. Sì, sì, voglio dire, cioè, che gli artisti
pensano attraverso una connessione, spesso connessioni folgoranti, che hanno a che fare con l'uso e la manipolazione e le ibridazioni dei linguaggi di cui si servono o del linguaggio di cui si servono. E questa storia dell'arte dipinta è questo anche, è questo continuo viaggio temporale, è questo continuo viaggio attraverso spazi oltre che tempi differenti, che sono gli spazi delle immagini e gli spazi della strutturazione delle immagini. Io vorrei chiedere una cosa a Iori, però, a questo punto, perché ha toccato un punto importantissimo, direi fondamentale, della contemporaneità. Tu parli di eternità dell'arte e parli di un'opera d'arte che attraverso il suo corpo e la sua substanza duri. In che modo vedi e che cosa pensi di quel filo dell'arte contemporanea che esattamente all'incontrario lavora sulla dimensione assoluta dell'effimero, sia per quanto riguarda il corpo dell'opera che si propone da subito come effimero? Sì. Beh, l'effimero, non esiste l'effimero nell'arte. Per esempio rispondo con un episodio della mia storia dell'arte dove sul finale proprio io sono costretto a mettere Marina Abramovic, che io, per la quale non ho una gran simpatia, avevo deciso di non metterla, però sarebbe stato ingiusto perché è un personaggio troppo pesante nella storia dell'arte contemporanea. E alla fine mi ha occupato mezza pagina del finale della storia, perché aveva fatto un lavoro, si è imposta, a un certo punto l'arte non si discute, è oggettiva, è o non è. E per esempio io in quel punto l'ho scelta come esempio di qualcosa di estremamente effimero, però che lascia un segno potente nella storia dell'arte. E alla fine parlo dell'arte contemporanea, e che si riduce ad essere anche un'emozione, che può essere tutto, che può essere quell'artista Chris Barden che si fa sparare per provare cos'è la morte, però senza morire, si fa sparare nel braccio, quel momento di emozione, e può essere l'emozione che si legge nel volto di Marina Abramovic nel momento in cui al MoMA incontra i personaggi sconosciuti, se ne sta 20 minuti a fissarli negli occhi, e questo era il lavoro. E a un certo punto, destino o strategia non si saprà mai, fa entrare Ulay, che era il suo compagno con cui aveva fatto tutti i lavori più belli degli anni 70, era la sua anima praticamente, non si sa chi dei due è il genio, però a un certo punto lei è più forte, l'ha sganciato come una zavorra, e lui si siede davanti a sulla sedia davanti a lei ogni volta fra una persona e l'altra chiudeva gli occhi, si purificava e poi riapriva, quindi non l'ha visto. Quando riapre gli occhi vede il suo compagno di 30 anni prima. Pensate che bello, loro si erano salutati, avevano finito il loro amore e la loro arte partendo dai lati opposti della muraglia cinese, avevano camminato per non so quanto tempo, un mese, non si sa quanto, si sono incontrati a metà della muraglia cinese e si sono lasciati. Quella era l'ultima performance, e da quel momento non sono più visti per 30 anni. È ricomparso lì davanti a lei al MoMA, e si vede questo volto che come una specie di territorio si gonfia, si muove, si comincia a diventare rossa, cominciano a sporgere le lacrime, una tumefazione, una cosa meravigliosa, e tutta l'emozione si registra. È la cosa più bella di quel lavoro, ecco, quel momento lì, quell'emozione è arte. È arte che vale quanto qualsiasi altro lavoro della storia dell'arte, però in quel momento si concentra in quel volto, in quella, ecco, Catalan per esempio, il lavoro di Catalan si esprime in 3 secondi. Quando per esempio alla Biennale di Venezia, mi ricordo, stava montando questo fenomeno Catalan, vado all'inaugurazione e dico: ma dov'è questo lavoro? Dov'è? A un certo punto, guarda, è lì, mi giro a destra, c'era questa montagna di sabbia e spuntavano 2 mani così, uscivano dalla sabbia. A un certo punto, beh, capirai, credo fosse un calco, una cosa di cera. No, poi mi avvicino, vedo che le dita tremano, si muovono così, e capisco che era sepolta una persona viva,
un fachiro, sotto la terra c'era una persona viva, non si capisce come. In quell'istante si realizza il lavoro di Catalan, un istante di emozione, un momento solo, però io ho avuto una botta, proprio una botta allo stomaco, me la ricordo ancora, così come quando nella chiesa ci aveva messo piccolo Hitler. C'era, tu entravi in questa chiesa, vedevi un personaggio inginocchiato su un inginocchiatoio col vestitino, un bambino adulto di schiena, la gente andava lì, guardava, si girava, guardava, era Hitler con i baffi, piccolino, vestito, e in quel momento arriva con una botta allo stomaco di nuovo terribile, e lì, quel momento, no? È effimero questo, no? No. Esatto. No. Non esiste l'effimero nell'arte, io non so, tutto quello che è effimero scompare, immediatamente lo dice la parola. Nell'arte non esiste, cioè, no, se questo è effimero... Certo, no, esiste no. Però la necessità di una riflessione e di un davvero di un pensiero su quello che tu stesso dicevi prima, quando hai detto chiunque, no? Facendo una telefonata, scrive su un taccuino e sì, quella diventa arte. Ma questo non è un tema secondario, no, è un tema fondamentale, certo, per i nostri giorni, anche perché tutto questo probabilmente è anche il frutto di un filo della critica, un filo conduttore della critica d'arte e della stessa arte che ha portato poi a questo. Quindi questo andamento di assoluta superficialità, che va analizzata anche in relazione ad un mercato, no? E a andamenti del mercato, e certo tutto questo richiede degli interrogativi e una riflessione. Richiede di riflettere, io ho fatto la storia dell'arte per questo, cioè, tutti gli artisti dovrebbero fare arte, gli artisti, fare arte studiando l'arte, ma credo che lo facciano, tutti, certo, gli artisti seri vivono. Ma volevo dire un'altra cosa, siccome lei ha citato quel film in maniera molto intelligente, ecco, in questa storia io ho messo tutto quello che ho imparato nella vita, che allora, intanto anche l'esperienza del fumetto fatta negli anni 70 ha avuto la sua importanza perché mi ha insegnato a sintetizzare il racconto. Poi c'è il cinema, qui dentro c'è il cinema. Adesso vi leggerò, finiremo leggendo due pezzi della storia che voglio condividere con voi. E qui c'è cinema. Adesso, quando io ho sempre sognato di vedere il primo uomo che ha dipinto la prima opera d'arte nella storia del mondo, qui mi sono tolto la soddisfazione. Qui si assiste all'artista che fa la prima opera d'arte, e me lo invento io e lo disegno come fosse un film. Anche Michelangelo, perché io qui ho letto le storie dell'arte più importanti, che sono quelle di Gombrich, quelle di Argan, quelle le ho in qualche modo digerite e dimenticate. Poi mi sono servito di tutte quelle meravigliose pubblicazioni che si facevano negli anni 60, quelle enciclopedie meravigliose, dove allora, in quel periodo, chi partecipava a queste popolari enciclopedie era preparatissimo, erano straordinariamente più preparati del più grande studioso di oggi. Quindi ti danno delle informazioni. Per esempio, lì ho saputo che i Celti in un'isola durante il Medioevo cosa facevano? Quando c'era un matrimonio, ingrassavano la mamma della sposa e la cucinavano al pranzo di nozze, se la mangiavano. La Rizzoli mi ha chiamato, mi ha detto: scusa, ma Marcello, ma sei sicuro? Non l'abbiamo mai sentita, mai letta da nessuna parte. E io ho citato questa enciclopedia degli anni 60, dove riportavano l'isola, dove si svolgeva questo rito, per indicare cosa stava succedendo in quel periodo in Europa. Perché dico, il Medioevo è anche questo. E allora, ecco, mi sono servito di queste enciclopedie, mi sono servito del cinema, i vari documentari meravigliosi, i film su Van Gogh, su Gauguin, su Michelangelo, straordinari ci sono, no? Ecco, tutto questo l'ho spremuto dentro in questa storia dell'arte. E vi do un esempio. Adesso vi volevo leggere come nasce il primo uomo, e poi voglio farvi scegliere fra Grecia e Michelangelo. Questo lo lascio scegliere a voi. Cosa volete che vi legga? Michelangelo o un momento della Grecia? Cosa preferite? Ad alzata di mano. Michelangelo? Grecia?
porca mia, mamma mia, è uguale, è possibile, siete veramente dispettosi. Allora, va bene. Allora, l'uomo, sono brevi, L'uomo primitivo che stiamo vedendo non si sa come si chiama, perché ancora non esistono i nomi della gente. Per chiamarsi fanno dei rumori. Hu è affamato. Il cibo si cattura e si mangia, il cibo si cattura e si mangia crudo. Il fuoco, quando si trova, scusate, ma faccio una cosa gravissima. Ecco, mamma mia, potevate avvertirmi. Che vergogna. Allora, così è più bello, no? Hu è affamato, il cibo si cattura e si mangia crudo. Il fuoco, quando si trova, è un regalo dei fulmini. L'acqua si beve e basta, perché ancora nessuno si lava. Si annusa moltissimo. Gli dèi non esistono ancora e un tuono è solo uno spavento senza spiegazione. La morte è già stata scoperta e ha cominciato a terrorizzare, e questo allarme interiore sta accelerando la nascita della coscienza di sé. Caverna puzzolente di ossa, sangue, escrementi e urina. Hu sta per diventare il primo artista conosciuto del mondo. Ha appena cominciato a creare, ma nessuno lo sa, perché l'arte non esiste. Ha raccolto un pezzo di legno bruciato e sta tracciando un segno sulla roccia, senza un perché. Un nuovo istinto fra gli istinti, la creazione. Qualcosa di terribile sta per succedere. E il mondo si dividerà per sempre in due, vero e falso, realtà e illusione. Eccolo il peccato originale, ecco la colpa. La mela di Adamo è l'arte di Hu che sta per copiare Dio. La tribù si è raccolta intorno a lui e comincia ad agitarsi, mugolando dall'emozione. Qualcuno ha paura, quel segno sta diventando una zampa, uno zoccolo. Ora sembra addirittura un bisonte. Il primo artista del mondo si ferma, prende tempo. Nell'aria un silenzio spaventoso. La tribù si è stretta intorno al segno vivente e ciondola per l'ansia. Allora il potente Hu prende della terra rossastra e la sfrega sul disegno, e a quel punto il grande capo non ce la fa più, lancia un urlo tremendo e scaglia il suo bastone appuntito contro la prima opera d'arte della storia del mondo. Ecco, bellissimo. Questo per farvi vedere quando faccio cinema in questa storia. Ed è l'inizio della storia. Ed è l'inizio della storia, dove mi tolgo tutte le soddisfazioni. L'altra, di cui vado molto fiero, questa l'ho riletta l'altro giorno, dico, questa la voglio presentare, a parte l'apertura del il nascimento, che io è un termine che invento, che ho scoperto non esserci stato, perché il rinascimento prevede ovviamente la presenza di qualcosa prima, perché far rinascere qualcosa di morto vuol dire che esisteva, certo. E quindi era il nascimento. E dice così: in Grecia gli dèi sono belli come uomini, ma sono immortali, per questo non fanno gli artisti. In Grecia gli uomini sono belli come gli dèi, ma sono mortali, per questo fanno l'arte. Non si può discutere, proprio. Ed ecco, a un certo punto, ecco questo, volevo leggersi della Grecia, poi finiamo con Michelangelo, per farvi vedere come in questa storia ci si immedesima dentro i personaggi che la stanno raccontando, dove dice, a un certo punto dice abbiamo una domanda per i greci, adesso torniamo a fare le cose bene, ecco, per i greci, come si fa a estrarre il Partenone da un tronco di legno? Non ce ne andremo da Atene senza una risposta. Prima però c'è un viaggio da fare senza il quale non si capirà niente di Atene, niente dell'arte contemporanea, niente di noi. È il viaggio che fanno gli innamorati quando amano davvero. Il viaggio per raggiungere le origini del proprio amore, per vederne le foto nella culla, per inseguirlo nel buio dove vagano i feti prima di nascere. Ecco,
qui diventiamo tutti Ulisse. Parlo da artisti qua, da artista che parla di artisti. Si parte domani. Sono in tanti. Vedete il teschio di Ciclope piantato e la faccia di Ulisse? Si parte domani. Sono in tanti ad aspettare in questo porto. Ci sono gli artisti di tutti i tempi e di tutte le arti, vivi e morti. Si chiamano tutti Ulisse e sperano di raggiungere le sorgenti dell'arte classica per berne l'acqua dell'eterna giovinezza. Abbiamo caricato la nave di provviste, ignoranza, furbizia, avidità di sapere, gusto del pericolo, vergini di ogni pregiudizio, lavati da ogni erudizione. Nemmeno Albert Einstein, davanti allo spazio-tempo dell'arte greca, saprebbe formulare una teoria capace di spiegare perché un capolavoro fatto nel 500 a.C. è più giovane di un capolavoro fatto domani, la teoria della relatività applicata all'arte. Ma lasciamo che gli scienziati risolvano problemi più semplici come la nascita dell'universo. Noi facciamo a modo nostro. E qua diventa di nuovo sogno e cinema, ma noi facciamo a modo nostro, montiamo sulla schiena di una dea alata e facciamoci portare in cielo a vedere la Grecia dall'alto. È l'Olimpo, la montagna divina, 3000 metri, un'altitudine irraggiungibile per i greci e quindi ideale per coltivare miti. Noi invece da quassù possiamo sfiorare la sua neve con le dita e dimostrare che anche gli dei pagani sono invisibili come il Dio dei cristiani. Questo però lo sanno bene i credenti, non vuol dire che non esistano. Si vedono boschi, foreste di platane, di querce, vallate, piccole pianure costiere. Mentre guardiamo giù vediamo un formicolare di gente che si muove nei secoli, che invade, che occupa piccoli regni indipendenti e non si vuole mescolare agli altri. Vivono qua i più grandi nemici della globalizzazione, questo è per noi proprio, i più grandi nemici della globalizzazione. Chi volesse sconfiggere un mondo dove tutto si assomiglia dovrebbe prelevare gli anticorpi da questa gente, dal loro sangue si estrae il vaccino contro un mondo che i greci chiamerebbero l'immondo. Ecco, vedete, primo scalo, micene, eccetera, eccetera, eccetera. Però vedete come ci introduciamo nella Grecia, così come in un viaggio che diventa cinema. Ecco qua cosa volevo dire, non so se mi sono spiegato, quando, anche per esempio qui quando arriviamo al Partenone, prima vi dicevo che la domanda che si fa ai greci è come viene il Partenone da un tronco d'albero, e qui vedete, e qui cadiamo in ginocchio davanti al Partenone, purtroppo devo saltare, perché è qui che raccogliamo le forze per entrare nel Tempio e offrire alla Dea la nostra domanda. Come si fa ad estrarre il Partenone da un tronco di legno? Poi aspettiamo la risposta, e la risposta della divina Atena arriva sotto forma di vento. Eccola. Tutto comincia da un magico cilindro di legno, come per Pinocchio. Vedete come tutto... Ma anche come per Penone. E come per Penone, esatto. E alla fine si scopre che viene dal bosco, che nasce da un tronco, che poi vengono tagliate le fette del tronco, che poi vengono scanalate, e così si arriva fino alla spiegazione di un tempio. Ecco, e adesso arriviamo, se le domande se ne avete dopo, no? Sì. Arriviamo a Michelangelo e finiamo? Dai. Alla faccia a questo coraggio di aprire come prima, solo la prima pagina di Leonardo, perché serve ad agganciarsi a Michelangelo, e dice così, comincia così: non dobbiamo avere paura di Leonardo, e però dobbiamo avere paura, sì, perché non si fa leggere. Vediamo come mai non è completo. Com'è? Peccato, vediamo perché non... Scusate la cattiva resa del proiettore. Allora, o forse aspettate un secondo, ormai voglio che sia
Perfetto, eccolo qua. Questa fiera di Torino. Qui ci sarà il nostro Michelangelo, giusto? Vi raccomando, se avrete mai la voglia di leggere il libro, di leggervi Giotto, perché secondo me il mio meglio l'ho dato in Giotto, che è stato un articolo che ho scritto sul Corriere della Sera, perché lì mi chiamarono e mi disse: senta Iori, se la sente, hai visto la storia, se la sente di parlare di Giotto come fosse un suo compagno d'arte. Prima mi sono spaventato, poi ho detto va bene, ci provo, e feci questa pagina di Giotto che poi qui ho sviluppato, e secondo me è il punto più alto di questa storia, perché anch'io ho un parere sul mio lavoro, quindi permettetemi di giudicarmi. Ricordatevi, adesso non ve lo posso leggere Giotto, però ricordatevi. Sì, guarda, siamo qui. Ma perché fa questo scherzo? Ecco, no, c'è, eccolo qua. Allora, non dobbiamo avere paura di Leonardo, è solo un uomo, anche se è impossibile negare la sua stupefacente somiglianza con Dio. Occhi trasparenti e sconfinati, bello da giovane, bellissimo da vecchio. Leonardo non saprà mai di essere quello che sarà, carismatico ma anche pieno di dubbi e fallimenti dolorosi. Gli artisti non hanno il polso di sé mentre lavorano, si intuiscono. Qualche volta hanno il tempo di vivere abbastanza per girarsi, vedere le proprie opere in fila e constatare che corrispondono alle intenzioni. Ma dura poco la gioia della conferma, perché, come dirà Paul Klee, suo degno successore qualche secolo dopo, divenire vale più che essere. E infatti, prima di salire al cielo sul tetto di morte, balbetterà la sua ultima scoperta, quella di essere Leonardo l'incompiuto. Come un giocattolo rotto si spegnerà ripetendo: quante cose ho lasciato incompiute, quante cose ho lasciato incompiute, quante cose, e così dicendo finalmente ne compirà una, la sua vita. E adesso ci colleghiamo finalmente a Michelangelo, e che si apre così: di Michelangelo invece dobbiamo avere paura, non di Leonardo, di Michelangelo dobbiamo avere paura, perché non è soltanto un uomo piccoletto, spalle larghe ma esile di gambe, bruttino, guance grigie smunte, cranio grosso, rotondo e sporgente, occhi giallognoli, capelli neri, crespi, barbetta biforcuta e naso da pugile dopo un pugno preso da Pietro Torreggiani. Così hanno scritto di lui. Si dice anche che Raffaello gli abbia gridato: sei solo come un boia. Lui di sé ha detto: la mia faccia ha forma di spavento. Bella questa cosa che ha detto di sé. Essere Michelangelo vuol dire essere quattro volte schiavo dell'arte, di Dio, del Papa, di sé. Vuol dire nascere ed essere già Michelangelo. Vuol dire essere già antico da giovane e giovane da vecchio. Vuol dire conquistare Firenze con il David e diventare il re della scultura per acclamazione. Vuol dire finire la vita con questa scultura. Pietà Rondanini. Essere Michelangelo vuol dire conquistare Roma con la pittura e l'architettura e diventare l'imperatore universale dell'arte. Essere Michelangelo vuol dire arrivare a Roma convinto di realizzare il sogno della tua vita, la tomba di un faraone cristiano, Papa Giulio II, un tuo morboso estimatore, forse un tuo amico. Vuol dire sapere di essere il più grande scultore dell'universo e dover fare il pittore. Lo sanno tutti la storia di lui che entra nella Cappella Sistina insieme a quello strano pontefice. Lo vedi quello, dice Giulio II, intendeva il soffitto. Michelangelo alza la testa e prova una vertigine. È un'immensa volta tra blu trapuntata di stelle dorate. Mai pensava che quel Papa gli avrebbe ordinato: tu adesso lo trapunterai di figure. Tu, che eri lì per fare la sua tomba mentre era ancora vivo,
tu che avevi previsto di scolpire 140 statue, tu che avevi passato 6 mesi a Carrara per scegliere i blocchi più perfetti uno per uno, avevi risposto che non eri un pittore, che non avevi esperienza di affresco. E lui, quel papa, attraversato dalla voce di un altro, aveva detto che non si poteva non fare. Perdono, Michelangelo, mi sta sabotando di nuovo. Scusate. Questa è la vita, cioè la badante di mia madre che mi informa della situazione di mia madre. Scusate. Tolgo perché sennò risuona subito. Ma Michelangelo non perderà la sua forza, vedrete. Fatemi togliere il sonoro. Oh. Vediamo se regge ancora, eh? Allora, tu, allora, che avevi scelto dei blocchi più perfetti uno per uno, avevi risposto che non eri un pittore, che non avevi esperienza di affresco. E lui, quel papa, attraversato dalla voce di un altro, aveva detto che non si poteva non fare. E tu, Michelangelo, avevi capito chi parlava veramente da quella bocca e, spaventato, avevi risposto sì. Si comincia subito. Prima cosa, rifare i ponteggi a modo tuo. L'architetto Bramante obbedisce. Sarà una gigantesca macchina bellica per assaltare il regno di Dio. Poi affrontare la tua impotenza per scoprire che puoi fare quello che non sapevi di poter fare. Questo è essere Michelangelo. Diciamo la verità. Ora che abbiamo questo prodigio sopra la testa, se qualcuno ci chiedesse: rinunceresti a questo soffitto per 140 sculture di Michelangelo in più? Che cosa risponderemo? No. Sopra, solo fra le spire della pittura, sopravvive e trionfa. 4 anni e nell'agosto del 1511 si inaugura la prima parte, il 9 ottobre la conclusione. Essere Michelangelo vuol dire aggiungere pennellata a pennellata su 460 metri quadrati di intonaco per fare 343 figure. Nella paura di qualcosa che ti può fermare, la guerra, la morte del Papa, la fine del suo denaro, un infarto, vuol dire un successo non godibile in vita, perché costretto fino all'ultimo respiro a spingere un masso su per la montagna del tuo talento, si riposerà da morto e da lassù o da laggiù potrà finalmente godersi lo stupore degli uomini che ogni giorno, santo giorno, a migliaia brulicano incantati e sottomessi al suo capolavoro. Tac, questo. Ed è scultore anche mentre dipinge. Quando salì sui ponteggi con il restauratore Colalucci durante i restauri della Cappella Sistina del Giudizio, capitai nel periodo in cui stavano lavorando a questo e Colalucci mi permise di mettere una mano sopra, che bello. Sopra quella connessione, ed è fu appunto una delle emozioni più straordinarie della mia vita, l'apparizione di questo, di questa pittura che in realtà somigliava ad una scultura su cui fosse passato un rullo compressore, cioè una pittura di una tale coesione molecolare, sì, da essere quasi analoga ad una scultura appiattita da un pennello straordinario. E voglio dire, sottolineo la follia di ridipingersi la Cappella Sistina. Voi dovete sentire in maniera tridimensionale la mia sofferenza, voglio che la sentiate, perché io ho passato, a parte 3 anni e mezzo durato il lavoro, ma gli ultimi 6 mesi io lavoravo dalle 9 del mattino alle 4 di notte. Potete immaginare, quando, e poi affrontavo Bosch, affrontavo il 700, ecco, per esempio davanti al 700, voglio comunicarvi il mio terrore. A un certo punto
Intanto ho bucato un anno la consegna con la Rizzoli, facendo un danno pazzesco perché avevano già annunciato il libro. Poi pochi giorni prima della consegna ho telefonato: sentite, ma io che ne dite se facciamo il prossimo anno? Così è stata una tragedia, perché non ce la facevo, non avevo il senso della immensità del lavoro. A un certo punto si avvicina la seconda consegna, ero a metà, ero al Rinascimento e avevo davanti il 700, Caravaggio, tutto il mondo. Allora la salvezza è arrivata da una cosa importantissima, che è la forza del libro, che è la sintesi. A un certo punto ho dovuto decidere chi lasciare fuori e chi tenere. Per esempio, i minori sono una forza immensa per capire i maggiori, per capire quanto grande è un artista, niente meglio di un minore. E ho dovuto, però ho cercato di metterli dentro lo stesso. Per esempio Enrico Castellani, che io amo, l'ho messo nell'introduzione, in qualche modo ci sono dappertutto. E quando è arrivato il 700 lì mi sono spaventato, perché il 700 è enorme ed è il contenitore di tutto quello che succede adesso. È il periodo più orribile, più antipatico, più complesso, dove c'è tutto e il contrario di tutto è lì. E lì è stata durissima, ma mi sembra di avercela fatta, e ho sintetizzato. E sono addirittura, ho scoperto che tutte le malattie della nostra società e del nostro sistema dell'arte partono da lì. Io spero abbiate voglia di leggerlo, ma vedrete che si parte dalla famosa vernice delle mostre, cioè le inaugurazioni delle mostre oggi sono l'espressione della più grande crudeltà sociale che si possa esprimere al mondo, perché lì si crea il discrimine proprio. Ci sono adesso delle per esempio Gagosian, per esempio la mostra al Guggenheim, seleziona il pubblico in maniera totale. Adesso ci sono addirittura i galleristi che fanno le mostre dove non può entrare il pubblico normale, solo strettamente su invito. E insomma, sta succedendo che la cosiddetta crema della società imprenditoriale si identifica in questa crudele selezione che viene fatta nel mondo dell'arte. Tant'è vero che si incontrano tutti i collezionisti, che poi sono imprenditori annoiati o che sono persone che hanno ormai tutto nella vita, che trovano in questa selezione durissima la conferma più grande del loro valore. Per cui si incontrano in giro per il mondo alle mostre, no, di quel gallerista, a quella mostra selezionatissima, si incontrano fra loro. Questo parte dal 700, e che è incredibile, perché nel 700 succede che l'arte acquista una forza di quasi come il cinema, era diventata fortissima, si facevano mostre a Londra, mostre a Parigi, passavano 700 persone al giorno all'inaugurazione, esplorava il contemporaneismo, e lì cosa succede? Che ci andavano tutti. E i grandi signori cominciano a manifestare il fastidio di trovarsi all'inaugurazione con accanto il loro maggiordomo, una cosa che non si poteva sopportare, e lì inizia questa forma di vernissage crudele che divide le persone importanti da quelle meno importanti. Cioè, vedete, in questa storia dell'arte si affrontano anche queste dimensioni che sono storiche, ma altrettanto super contemporanee, mai come adesso. E quindi si passa da un'immagine con la ghigliottina e il barocco, e sotto all'immagine del Guggenheim, all'inaugurazione dell'ultima mostra del Guggenheim. Ecco come è fatta questa storia, insomma. È per noi contemporanei, insomma. È per voi artisti, non so quanti artisti ci sono qua, ma è vista dal nostro punto di vista, diciamo. Bene, io non ho altro da dire. Prima di salutare Marcello, qualcuno ha qualche domanda da fare, approfittando del fatto che è qui con noi? La domanda imbarazzante dell'ultimo quarto d'ora, so, ma la faccio perché è dovuta, però ci sarà qualche artista che ha una domanda precisa da farmi? Eccola. Mirta Carroli. Brava. Mirta Carroli, scultrice. Sì. Scusa, Mirta, ti sto presentando. Mirta Carroli, scultrice e meravigliosa designer di gioielli.
così li spaventi, se costringe a venire fin qua. Lei non si spaventa di sicuro. E la domanda che c'è in questa marea di cose, che anche di domande che potremmo farti, ti voglio fare una domanda, dicevo, leggerissima, cioè sul fatto della scrittura del tuo libro scritta a mano. Io credo di sapere la risposta, prova, cioè, a darla, perché la sento. Prova a darla. Però volevo chiederti, tutto, cioè, questo periodo, che mi domando questa cosa proprio sulla scrittura, perché è ancora più vera, perché è ancora più viscerale, credo. Hai toccato, se tu mi dici, se tu, a me sembrava una domanda importantissima, idiota. Comunque no, l'avrei dovuto, cioè, no, dire io, ma non ci ho definita pensato. Leggera, sì. L'ho definita leggera, no, in realtà. Però tu ci hai raccontato che, ad esempio, avevi questo senso proprio della scrittura quasi proprio come in trance, hai detto proprio così, e poi il ruscello, questo mi ha veramente molto colpito. Torrente, più potente del ruscello. Sì, sì, certamente. Ipnotico. Sì, sì. No, lei mi dà la possibilità di dire una cosa importantissima, cioè, io che sto studiando il mio lavoro adesso, perché, come vi ho detto, nella storia dell'arte gli artisti si intuiscono e dopo si studiano per capire quello che hanno fatto, è sempre così. Allora io mi sono reso conto che nel mio lavoro degli anni 70 io ho cominciato dall'inizio a lavorare sul corpo degli artisti. Ho cominciato a... il primo lavoro della mia vita è un lavoro fatto con Max Ernst, con il corpo di Max Ernst, perché io vedevo i corpi degli artisti come contenitori di tutte le opere d'arte, perché dove stanno le opere prima di essere sulle pareti? Sono contenuti nei corpi degli artisti, poi escono. Ecco, quindi il corpo degli artisti e la scrittura. A un certo punto, all'inizio degli anni Ottanta, io comincio a scrivere sulle pareti delle gallerie, dei musei vari, delle scritture colorate. Comincio a dipingere la scrittura, ma è di una coerenza il lavoro, che lo sto capendo adesso. Faccio un anno di scritture colorate. E questa scrittura che avevo cominciato negli anni Ottanta è la scrittura che c'è qua, perché la scrittura ci rappresenta come la nostra faccia. È il tuo disegno, è il disegno, è il tuo disegno, è il tuo volto. Ma sapete quanto ho lavorato su questa scrittura? Adesso io, quando vi lascio, vado in Tirolo per motivi di madre e poi perché la suo anche lo studio, e scrivo la, riscrivo in inglese la storia dell'arte che voi avete qua davanti, perché uscirà in ottobre in America, tradotta, fra il resto, lo diceva lei, dalla traduttrice di Oriana Fallaci e di Umberto Eco, quindi una traduzione bellissima, che devo dire, sapete che quanto è importante la traduzione, ti può distruggere un libro o portarlo alle stelle. Ecco, la sto riscrivendo tutta a mano. E cioè, e quando mi hanno detto, un amico mi ha mandato uno strumento per scrivere diritto, io ho risposto, ma guarda che la mia scrittura deve essere imperfetta, perché non può essere, capito, troppo perfetta, perché la scrittura è veramente, gli alfabeti. Adesso presenterò prossimamente proprio un lavoro sugli alfabeti, vedrai, che sarà una sorpresa per te. E qui è fondamentale, perché è come il disegno, cioè si compenetra proprio col disegno e ne fa un'unica cosa. Ma poi noterete la pazzia di scrivere tutto a mano in un mondo che è solo digitale. Io ho fatto qualcosa che è precedente all'invenzione della stampa, ancora prima di Blake, almeno ne faceva alcune copie. No, io proprio scrivo a mano. E anche ieri ero al Corriere della Sera, per esempio, e dicevo, io voglio essere l'artista che, del Corriere, che scrive a mano. E infatti sulla lettura, per esempio, ho pubblicato due pagine che erano completamente scritte a mano, e l'impressione è enorme, perché la gente non è più abituata a vedere la scrittura a mano, cioè. No? Sì, ma non solo, ma la grafica, il grande, meraviglioso mestiere del grafico è stato completamente appiattito, perché si usano ormai solamente, non si, il grafico non disegna più, il grafico usa semplicemente un programma, che è i programmi che usano tutti i grafici, per cui l'omologazione all'interno della grafica, che era questa straordinaria estrinsecazione di pensiero, di segno, cioè è diventata una assoluta omologazione. È verissimo, anche se però, per esempio, più grandi architetti del mondo, ti meraviglierai del vedere che partono i loro enormi edifici da degli schizzetti fatti a mano su dei foglietti, i più grandi architetti del mondo. Poi, e poi, per esempio, vedi la mia scrittura, nel momento in cui tutti fanno così, uno scrive a mano, sembra di vederla per la prima volta.
se la metti sul Corriere, io avevo insistito perché ma no, scrivete ma e poi alla fine è stato un successo, perché proprio non la, è una novità, è tornata ad essere una novità la calligrafia a mano. E in questi giorni che scrivo in inglese per l'America è un godimento che non potete immaginare, perché mi sento in quei momenti lì un amanuense, mi sento un frate che scrive in un monastero medievale. Fra Marcello no, sono questo proprio no, Fra Marcello cancellare. Però era qualcosa di meraviglioso scrivere così, perché è una pace, fai, è quasi una cosa da buddisti, no? Come quando, vero? Certo. È una cosa bellissima. E con questo, grazie della domanda. Grazie a tutti voi. Grazie della domanda. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. E grazie a Marcello Iori. E grazie Eleonora.